Chiedo scusa ai cittadini innanzitutto per il fatto di essere andato un po' fuori dai binari nell'intervento precedente, chiedo scusa al consigliere Bina e a tutti i consiglieri. E non avevo intenzione di fare l'intervento, però visto che siamo in tema, io volevo esprimere solidarietà ai cittadini di via Arezzo che si sono trovati impreparati, perché non perché qualcuno non li ha avvisati al momento, ma perché c'è un'ignoranza totale nello studio dei progetti, c'è un'incuria. E voi sapete benissimo che in questo consiglio di zona è da anni che noi ci battiamo per prendere in considerazione seriamente quei progetti. Invece cos'è che vediamo? Di fronte a questa emergenza non si cerca di capire meglio il problema e di trovare una soluzione che non sia un palliativo. Giusto due numeri. L'esondazione dell'8 luglio è durata 5 ore in zona Niguarda e l'AIPO ha detto che se tutte le vasche di laminazione a Senago, Paderno, Lentate sul Seveso, Varedo e anche forse anche a Parco Nord fossero state presenti, avrebbero evitato l'esondazione. Ora bene, mercoledì 12 luglio eravamo col consigliere Indovino alla commissione ambiente in comune, c'è stata una esondazione molto vicina a quella dell'8 luglio, quindi le vasche sarebbero entrate in funzione. Le vasche sapete che per svuotarsi hanno bisogno di 2 giorni e mezzo, 3. Il 15 luglio noi ci saremmo trovati con quella che è stata il triplo o il quintuplo dell'acqua che è arrivata a Niguarda l'8 luglio e non avremmo potuto far nulla. Ci saremmo trovati in due condizioni: primo, con le vasche quasi inutilizzabili, ma anche se fossero state utilizzabili si sarebbero riempite e noi avremmo avuto una esondazione minimo pari a quella dell'8 luglio. Vogliamo renderci conto che l'AIPO ha sparato dei numeri a caso, ha fatto degli studi precisi, ha partito delle premesse, ma sta proponendo delle soluzioni che non sono razionali, sono dei palliativi. E voglio portare a vostra conoscenza che l'ingegner Mille finalmente l'ha detto in un microfono. Per quanto riguarda la spesa complessiva, voi adesso state dicendo che ci sono 10 milioni da regione, 20 milioni dal comune e 86 milioni dal governo. Ragazzi, non bastano questi soldi. E lo dice l'ingegner Mille. Quando, sapete che io premo da tempo sulla comparazione tra vasca di Paderno e vasca di Senago? Perché quella di Paderno costerebbe 16 milioni di euro e quella di Senago 30. Bene, finalmente l'ingegner Mille ha confessato pubblicamente: i calcoli di Paderno sono sbagliati. So benissimo, dico queste cose, so benissimo di non potermi prendere nessuna querela perché è registrato nella commissione ambiente del Comune di Milano del 12 novembre 2014. Qui però purtroppo sui giornali, appena dato sul sito del comune, il progetto va avanti delle vasche di laminazione nello stesso modo. Il problema è questo, che le persone quando non sono direttamente prese dall'esondazione, quando non hanno la cantina allagata dal fango, che è veramente disarmante, perché trovarsi circondati per un'area di 500.000 metri quadri qual è quella di Niguarda, non poter tornare a casa, iniziare a circumnavigare perché insomma l'acqua non la puoi evitare. Sono passate persone da vicino casa che erano disperate, con tutto l'ottimismo di questo mondo, con tutto il bene che possono volere ai loro amministratori di cui si sono fidati, con tutto il bene che possono volere non hanno potuto niente. Tutto l'ottimismo che poteva essere il profumo della vita, invece l'ottimismo deve essere, sì che ci deve essere, ma deve essere un ottimismo razionale basato sulla misura. Questo invece, quindi praticamente chi non subisce le sondazioni, sì, si dispiace, dà un attimo di solidarietà ma finisce lì. Invece il problema più grave è chi la vive da vicino. Chi vive da vicino il problema dell'esondazione, purtroppo io constato della rassegnazione.
E voi sapete benissimo che, dato che da anni che in questo consiglio di zona cerchiamo di allertare la popolazione, i consiglieri stessi, gli amministratori, su come dovremmo porci di fronte a quello che è il problema delle esondazioni, il problema del sistema idrogeologico, comunque c'è questa sorta di rassegnazione. E comunque l'amministrazione continua a fare orecchie da mercante. Il Bresso, ingresso dove passa il fiume Niguarda, l'ultimo tratto tombinato, cavolo, non si sapeva che lì c'era un fiume, è stato permesso di costruire un centro commerciale, ma ci rendiamo conto? Presidente, lei è di Bresso, lei abita a Bresso, cioè si rende conto? Lei è presidente di Zona Nova, ha lasciato che è da 10 anni che è presidente di questa zona. Non poteva fermarli, lei non può far nulla, non può riparare il marciapiede sotto casa, non può riparare le buche. Un centro commerciale a Bresso è stato impunemente permesso di costruire, in via Passerini verranno 4 grattacieli. E noi cosa facciamo qui? Sì, ci crogioliamo su queste cose, che noi tanto non è colpa nostra, però intanto non mandiamo nessun messaggio all'amministrazione comunale, nulla. Vogliamo parlare di un altro tema di questo consiglio di zona che il Movimento 5 Stelle sta appoggiando? La goccia, l'ex area gasometri? Vogliamo andare a costruire anche lì? Garbogera, Pudiga, vi dice qualcosa? Non vi dice niente? Oppure i grattacieli che sono stati costruiti giù a Bosco in Città? No, magari secondo voi non vanno ad influire su quello che è il dissesto idrogeologico di una città che è già in ginocchio? Io non voglio infierire. C'era anche il consigliere Parise che aveva accennato, come sapete sono un ingegnere, e anche se diciamo è un ordine che non è nato per gli ingegneri con la mia specializzazione, però lavora molto sul territorio. C'è un articolo a firma del professor ingegner Angelo Spena che dice: diversamente saremmo solo al secondo paradosso, l'assicurazione sul regato della prevenzione anche per il territorio, più che geniale sarebbe alla lettera catastrofico. Ed è qua dove stiamo andando noi, ci prendiamo il danno per poi appoggiarci un giorno ad un eventuale rimborso, ad un'assicurazione. Finisco qui, grazie. Era l'ultimo intervento. Punto numero 6, mozione relativa all'esondazione del Seveso in Milano, altissima priorità per la progettazione e realizzazione del piano di intervento di emergenza con l'utilizzo di argini artificiali. La parola al primo firmatario, capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Allora, questa mozione io chiedo alla Presidente e in particolare alla maggioranza che, se come altre mozioni deve passare e rimanere carta straccia, diciamocelo, non votiamola. Con questa mozione si chiede che il sindaco di Milano presti attenzione a quella che è la prevenzione, ma non a 10 km da Milano, non a 15, a 20, ma che si preoccupi dei propri cittadini, che protegga le abitazioni dei cittadini di Niguarda. Quello che dice, quando dicevo prima la rassegnazione, mi riferivo proprio al fatto che nessuno pensa che è possibile in un territorio come Milano
pianeggiante, con le nuove tecnologie. Credo che in questa settimana molti consiglieri abbiano avuto l'opportunità di vedere quelli che sono gli argini mobili, che a differenza dei sacchetti di sabbia non pesano, si trasportano molto facilmente e vengono messi in funzione in pochissimo tempo e con pochi uomini. Come spiegavo prima, l'esondazione del 15 non ci sarebbero state vasche di esondazioni che l'avrebbero trattenuta, per cui in ogni caso un piano di questo tipo è necessario, perché anche con le quattro vasche di laminazioni noi avremmo avuto minimo un'esondazione pari a quella dell'8 luglio 2014. Violento, picchia, lo state firmando. Allora, leggo il dispositivo della mozione. Si chiede quindi al Sindaco di Milano di predisporre lo studio, la fattibilità e dedicare tutte le risorse necessarie con estrema urgenza, coinvolgendo tutti i soggetti interessati come da piano provinciale di emergenza e di protezione civile sul rischio idraulico e idrogeologico, in modo che tutte le strutture private e pubbliche siano salvaguardate dagli allagamenti. Si è progettato un percorso ben definito anche con l'ausilio di argini artificiali mobili che porti l'acqua a defluire utilizzando le sedi stradali e tutti i luoghi che successivamente saranno adeguatamente ripuliti ed eventualmente sanificati. Per cui è ovvio che nella proposta non andiamo a specificare se gli argini devono essere montati in modo che dopo aver allagato Isola, Zara, prendano altre vie della città che si possono chiamare Corso Venezia, no? Perché noi lo sappiamo benissimo qui in zona 9, se in zona 9 ci allaghiamo è perché siamo le vittime sacrificali del centro di Milano, no? Il buco di Piazzale Istria, che avrebbe una capacità di 80 metri cubi al secondo, è tenuto appositamente strozzato per fare in modo che l'acqua non arrivi in Melchiorre Gioia e quindi da Melchiorre Gioia in via San Marco e quindi nel centro di Milano. Quindi cos'è che dovrebbe fare un'amministrazione? Possiamo stare, non avanziamo nessuna proposta, perché lo studio deve essere completo. L'acqua che è arrivata a Milano era considerevole, non la si può trattenere, la si deve far defluire. In più una cosa che potrebbe essere aggiunta, e quindi però io lo ritengo che sia implicito in quello che è il piano di emergenza, che riguarda anche l'educazione dei cittadini, cioè non l'educazione dei cittadini, anche una specie di assistenza e di consulenza. Una specie di consulenza verso i cittadini per come ripararsi dalla piena che arriva. Le persone hanno avuto mezzo metro davanti a casa e chi non è stato in grado, chi non ha avuto la perizia necessaria per arginare la propria abitazione, ha preso un metro e mezzo, due metri di acqua nei box e nelle cantine. Questa è un'assistenza che il comune deve dare, il comune deve preoccuparsi dei suoi cittadini. Però vedo che comunque a nessuno continua a interessare questa cosa. Per cui io vi chiedo che se la votate, quindi Presidente, soprattutto a lei che è l'espressione di questo Consiglio di zona, se la vota, che la porta avanti al Sindaco, e al Sindaco i 20 milioni, anziché destinarli al Senato, li destini al piano di protezione di Milano, in cui c'è bisogno di avere un piano, magari fare anche delle strutture fisse, perché come vedete Piazzale Istria, l'N5 si è protetta bene, se l'è messi i suoi tre scalini, perché i cittadini non devono avere i loro tre scalini? Grazie. Capogruppo Indovino. A parte l'irruenza del capogruppo alla terza,
cioè io sarei sul punto senza fare voli pindarici, perché se no non ce la capiamo più. Io anche rispetto a quello che ho detto a inizio seduta, penso che sia il caso, valutando in modo positivo la mozione, poi io sono contrario al fatto che quei 20 milioni di euro vengano tolti dalla vasca di Senato, ma si sa che la pensiamo diversamente, che vengano stanziati dei fondi a parte, anche perché un'altra delle notizie che è arrivata oggi è che l'80% diciamo delle infrastrutture che verranno costruite per salvaguardare i cittadini, per l'80% sono fuori dal patto di stabilità, quindi comune in qualche modo diciamo ha risorse per fare questo, di andare un po' più nello specifico, posto che l'idea di proteggere i caseggiati e i negozi con i gonfiabili che abbiamo visto in questi giorni, non mi ricordo su che lago, sia una strada che vada percorsa. Come? Su Lago Maggiore. Lo vuole dire qualcun altro? Maggiore. Allora, magari poi domani. Dico le cose che ho detto, perché sono un po' le cose che ho detto prima nel mio intervento, facendo una proposta di emendamento, quindi aggiungendo nel si chiede, esplicitando le cose che il consigliere Natazio giustamente ritiene implicite, ma secondo me è il caso di esplicitarle, di predisporre un sistema di allerta SMS rivolto alla popolazione nella modalità ritenute migliori dalla protezione civile. Dico questo perché secondo me non è il caso di mandare SMS a tutti, ma magari di individuare condominio per condominio delle persone che si fanno carico di questa responsabilità, di predisporre un vademecum sulle emergenze da distribuire nei condomini e nei negozi per informare la popolazione sulle attività da mettere in campo in fase di preallerta e allerta, ovviamente sempre fatto dalla protezione civile, di coinvolgere le parrocchie nel sistema di allerta integrato anche con l'ausilio di campane e messaggi preregistrati, diciamo, come si faceva una volta in guerra, ma secondo me serve, e poi di convocare assemblee pubbliche per informare meglio i cittadini riguardo il piano di emergenza, cioè fare, diciamo, queste sono quattro cose piccole, ma che secondo me coniugate alla proposta che faceva il capogruppo La Terza, possono in qualche modo migliorare ancora di più la gestione dell'emergenza, soprattutto in una fase in cui io lo ribadisco perché diciamo lo vedo e con i miei occhi lo subisco da qualche anno, sta mutando la modalità di esondazione, quindi sta cambiando il modo, la modalità con cui esonda, e quindi secondo me predisporre un piano di questo genere può servire a evitare che le persone si facciano male, e questa ritengo comunque debba essere la priorità per tutti in quella fase. Presidente Sini. No, non c'è problema. No, io sulla scorta anche dell'intervento che mi ha preceduto del mio capogruppo, volevo fare alcune considerazioni su quello che è emerso anche nell'ultima esondazione, effettivamente, che i cittadini non sapevano cosa fare. Probabilmente la città di Milano non ha mai culturalmente, ha avuto esperienze di calamità naturali, un po' per la sua conformazione, no? Non siamo una zona sismica e così via. Per cui non ha costruito una rete di protezione civile che coinvolgesse i cittadini, come succede, come c'è in molte altre città. A Genova stessa c'è una rete di protezione civile che sta funzionando, di solidarietà, chiamate come volete, ma fondamentalmente quello che manca in città è quello che devono fare anche i cittadini, perché in questi casi molte volte la rete è quello che fa la differenza. Quello che secondo me va fatto, e grosso modo viene individuato nella proposta di emendamento, è il piano di protezione civile dei cittadini, non quello del comune, perché i tecnici del comune, dell'AMSA, i vigili del fuoco sanno cosa fare. Il problema è che queste cose vanno fatte in pochi minuti, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Cioè, la cultura dell'emergenza è questa cosa qua. E questa cosa qui va spiegata in maniera semplice ai cittadini. Non solo, probabilmente vanno fatte anche delle carte di rischio. Cioè, le zone dove esonda,
chiamiamola la zona rossa, dove esonda più frequentemente, poi una zona magari dove esonda meno frequentemente e così via, in maniera che, come è successo e come non deve succedere, se si sa che c'è rischio, le automobili non vengono posteggiate in questi luoghi, perché i cittadini devono sapere che in quei luoghi lì non vanno posteggiate le auto in quelle situazioni. Cioè il piano di emergenza è questa cosa qua. Ci sono molte esperienze in giro per l'Italia che negli ultimi anni sono state fatte. Io mi sono occupato di protezione civile nella fine degli anni 80, fine primi anni 90, come responsabile regionale delle pubbliche assistenze. E devo dire la verità che quando andavo a visitare i comuni della cosiddetta provincia erano molto più, non efficienti i comuni, ma c'era molta più disponibilità da parte delle persone, delle amministrazioni e dei cittadini a occuparsi di protezione civile. Forse, come dicevo all'inizio, a Milano non siamo abituati, abbiamo vissuto, diciamo così, in questo modo, senza preoccuparcene. Oggi dobbiamo farlo, perché effettivamente è vero che da un punto di vista meteorologico la situazione è molto cambiata. Non è solo responsabilità, cioè, non è che lo dico per sminuirlo, non è solo responsabilità della cementificazione, che ha contribuito enormemente sul Seveso, ma è anche dovuto al fatto che gli eventi meteorologici avvengono in maniera molto più violenta e in maniera continuativa in un tempo molto limitato. Queste piogge, diciamo così, a distanza di 24-48 ore fanno sì che il terreno non è neanche in grado di assorbire la seconda ondata di acqua. In questi giorni, non solo a Milano, ma io non ero a Milano durante l'ultima alluvione, ero a Como, no? Dove i terreni erano talmente pieni d'acqua che anche dopo 48 ore dalla pioggia buttavano fuori, come se venisse fuori l'acqua dai terreni, perché era talmente intriso d'acqua che ci sono voluti 4-5 giorni affinché il terreno, diciamo così, drenasse l'acqua che aveva in sé, proprio perché la quantità d'acqua che è venuta giù in 48 ore è stata esagerata rispetto a una media. E questo purtroppo è, diciamo così, il futuro della nostra, diciamo così, della meteorologia, per cui dobbiamo fare i conti con questa situazione cambiata. Se poi aggiungiamo il fatto, e non l'abbiamo detto qui, ma che l'amministrazione comunale si è impegnata a drenare la parte coperta del Seveso per migliorare, diciamo così, le sezioni. Noi sappiamo che la sezione del Seveso sotto la città, in particolare sotto Piazza Istria, è in una condizione precaria, in quanto si è ostruita parzialmente. Se si riuscirà entro la primavera a pulire e a riallargare la sezione, probabilmente si riusciranno, e finisco, a guadagnare quei 15-20 metri cubi al secondo di portata, che faranno sì che insieme a tutte le altre, diciamo, accorgimenti, diminuiranno non tanto il rischio di esondazione, quanto la quantità di acqua che rimane in superficie. Perché per fortuna noi abbiamo una quantità di acqua che non è in superficie, che rimane nelle fogne e, diciamo così, negli antri, che può essere in qualche modo migliorata. L'ultima cosa, probabilmente, scusate, non è il momento di far battute, ma la questione è che i condomini devono attrezzarsi con dei sistemi, diciamo, permanenti, quindi devono mettere le pompe, cioè purtroppo, come dicevo, abbiamo cambiato diciamo, modalità di pioggia, per cui dobbiamo metterci in questa logica. Dobbiamo tutti fare qualcosa, non basteranno solo le paratie mobili piuttosto che i sacchi di sabbia, occorreranno anche degli accorgimenti tecnici fissi, stabili, perché comunque sia il rischio esondazione non sarà scongiurato, probabilmente neanche quando saranno fatte tutte le vasche e quando sarà allargato il Seveso, perché la situazione, come dicevo prima, meteorologica è cambiata, il mondo è cambiato, dobbiamo farcene una ragione. Grazie. Bene. Presidente Simi, capogruppo Melone, poi consigliere Carraro. Grazie Presidente. Ma per quanto riguarda la mappa delle esondazioni, io ho presente quella del 2002 e non mi sembra che sia molto cambiata in questa ultima esondazione rispetto al 2002. Certo ci sono delle variazioni
micro variazioni dovute al fatto che si è costruito, le costruzioni che sono andate in profondità, magari con posteggi che arrivano a 3-4 piani sottoterra, hanno creato degli argini per cui i danni sono stati maggiori, perché con la stessa area di allagamento l'acqua è risalita anche da sotto, anche perché la falda in questi anni è risalita a causa del mancato utilizzo da parte delle attività industriali. Mi fa piacere che si riconosca in questa sede, anche in questa sede finalmente, che ci sono dei cambiamenti climatici e la causa di queste piogge così violente è dovuta al fatto che il riscaldamento ha fatto sì che quest'anno il Mediterraneo sia ancora caldo, e quindi c'è stata questa violenza dell'acqua dovuta al fatto che la stagione era ancora troppo calda rispetto alle temperature medie stagionali. Per quanto riguarda la proposta di fare quello che si dice come un piano di emergenza esterna che c'è per tutte le attività dei grandi rischi, quando c'è un'industria a rischio c'è un piano di emergenza interna che riguarda l'area industriale, poi c'è un piano di emergenza esterna che è quello di comunicazione alla popolazione su come ci si comporta e cosa si deve fare. Questo è molto importante perché attraverso questo piano si possono coordinare gli sforzi e ognuno sa cosa fare, anche se ho visto che ognuno poi si è arrangiato nei modi più ingegnosi per arginare la ricaduta dell'acqua nelle cantine. C'è chi ha usato gli schiumogeni, chi ha messo i sacchi, chi ha messo le assi, chi ha messo la plastica, insomma ognuno si è dato da fare per quanto riguarda la propria situazione, però forse è meglio avere un coordinamento di modo che le azioni siano coordinate. Rispetto all'emendamento presentato da Indovino, ho chiesto a Indovino, che ha già accettato, di inserire tra le fonti di informazioni anche le fermate dell'ATM, di modo che nei segnali luminosi venga data comunicazione. Consigliere Carrara. Volevo presentare un paio di emendamenti nel dispositivo. Si chiede che il Comune esegua le perizie statiche degli edifici i cui cittadini lo segnalano a causa delle infiltrazioni, e poi che il Comune offra consulenza e stipuli convenzioni con ditte per mettere in atto le protezioni efficienti nelle abitazioni e nelle strutture in genere. Grazie. Consigliere capogruppo Illuzzi. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Vedo positivo l'intento da parte di questa mozione di predisporre quella che è un piano di intervento di emergenza, anche se mi chiedo se questa sia la sede opportuna per parlare di questa cosa, anche perché sono soggetti come la protezione civile che in teoria dovrebbero già occuparsi di questo tema, però visto la volontà di positivo vorrei dare anche un contributo rispetto alla possibilità di apportare migliorie e aiuti rispetto al piano di intervento predisposto, così come pensato dalla mozione. Io quello che ho notato, voto una super cazzo, nessuno ha capito, così come lo voglio dire. Signore Illustri, il linguaggio mi sembra che possa funzionare. Super cazzo, ma è una citazione cinematografica, non mi sembra detto una parolaccia. Super cazzo. Guarda, livello di ignoranza crassa. Scusate. Quello che volevo dire è che Presidente, non riesco a parlare, mi sono rimasto interrotto incredibilmente. Quello che volevo dire è che ho rilevato che sarebbe opportuno, dal mio punto di vista, avere la possibilità di accedere direttamente e in tempo reale alle informazioni circa il livello del Seveso, così che si possa direttamente verificare quando è
con un sistema di telecamere, così che uno possa direttamente vedere dal sito del comune o dal sito dell'ARPA a che livello è, così che uno possa già avere la possibilità di verificare se effettivamente c'è una condizione di esondazione o meno. Perché che io debba sapere notizie dal solerte indovino va bene, però preferisco avere un canale ufficiale, con tutto il rispetto alla stampa indovino, anche perché non è quello il suo lavoro. No, vuol dire, poi solleviamo il solerte indovino da un compito francamente eccessivamente oneroso e neanche retribuito, per cui voglio dire. Io volevo proporre come emendamento la possibilità di predisporre un sistema di telecamera in tempo reale accessibile online da chiunque cittadino che monitori la situazione del sedere. Sì, grazie Presidente, però due piccoli accenni. Non si può che essere favorevole a questa mozione, perché giustamente, come già interventi prima dicevano, i cambiamenti climatici renderanno gli eventi tragici dell'ultimo periodo sempre più frequenti, e tutti gli interventi che si potranno realizzare per cercare, condivisibili o meno, avranno una durata temporale che va molto in là nel tempo. Quindi tutte quelle iniziative che possono cercare di alleviare e diminuire i disagi che vivono quotidianamente i cittadini di Linguarda, dell'isola, ben vengano. Chiaramente magari questo andrebbe anche aggiunto, oltre all'intervento di AMSA, un migliore intervento di AMSA sulla pulizia di tutti i tombini, un migliore intervento di MM sulla manutenzione di tutta la rete fognaria, perché se mi auguro anche che MM non gestisca poi nel prossimo anno e mezzo le case popolari come sta gestendo adesso tutta la rete fognaria, perché vediamo che è uno stato di grave, nonostante quello che si dice, di grave difficoltà, mi limito a dire questo. Se aggiungiamo che il comune magari mette a disposizione, finché non arrivano le barriere mobili, perlomeno con certezza i sacchetti di sabbia non vengono a mancare nei momenti di difficoltà, nonostante le continue inondazioni, protezione che il comune aiuta e sostenga, che magari il comune non chiuda le scuole nelle giornate di sole lasciandole aperte quando avvengono le inondazioni, che permetta che si faccia i mercati nelle giornate di esondazione, non li faccia fare quando le esondazioni non ci sono, solo perché magari non ha messo come priorità, e così dovrebbe essere, la pulizia delle strade dove avvengono i mercati. Che venga fatta la corretta manutenzione, ad esempio mi venivano fatte la citazione all'isola, vi sono molti tombini che non sono più in grado di ricevere perché ammalorati e quant'altro. Tutta una serie di interventi che sono fondamentali in questo periodo di transizione all'arrivo finalmente di quello che sarà poi il progetto definitivo di risoluzione del problema. Grazie. Consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Come già anticipato dal capogruppo Illuzzi, non si può che raccogliere con favore questo genere di iniziativa, che evidentemente va nella direzione giusta, ovvero quella di adempiere a quelle criticità che vengono individuate nel periodo di progettazione e realizzazione delle vasche di laminazione. Di una cosa ho paura, e solo di una, che si possa pensare a seguire quella che è la linea del Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Cioè è gravissimo pensare a un'assicurazione fissa e costante, perché è il pubblico che deve ottemperare quelle che sono le pecche, le criticità della rete pubblica. E non si può pensare evidentemente all'idea che siano privati cittadini a dover pompare in strada la cosa che comunque sia sarebbe inefficace rispetto a una situazione che, ripeto, deve essere il pubblico a gestire e riuscire a su cui intervenire. Quindi mi auguro che la linea politica da parte del Partito Democratico, in particolare della zona 9, che poi è una delle zone che più soffre questo genere di catastrofe, per i motivi che sono già stati ben definiti negli interventi che mi hanno preceduto, mi auguro che la linea politica non sia quella di comunicare ai cittadini che dovranno intervenire acquistando delle pompe per pompare l'acqua di fuori delle cantine e dei box. Sarebbe gravissimo e quantomeno impensabile. Grazie.
consigliere De Pellone. Il di De Pellone. No, consigliere Luzzi doveva intervenire. Sono già preso. Ma no, ma come è schiacciato? Ma dai, ero qua a fare il culo, ma quando è schiacciato? Siamo un gruppo De Pellone. Vedete, a chi non dispiace, ma non... Allora diamo la parola, magari se vi divertite diversamente, magari fuori dall'aula, sarebbe anche il caso, visto che sono 11:30, consigliere capogruppo La Terza per l'accettazione o meno degli emendamenti e per la replica finale. Grazie Presidente. Allora, intanto volevo fare accolgo con favore, diciamo, le posizioni che sono state espresse nell'aula. Però diciamo, volevo intanto fare delle correzioni. Allora, nel primo intervento al capogruppo Indovino, per quanto magari lo sa però non l'ha detto esplicitamente, quando si apre la diga di Fusiano, il problema è di zona 3, non di zona 9, nel senso che Fusiano alimenta il Lambro e non il Seveso, comunque, vabbè, è un problema comunque. E invece, per quanto riguarda il presidente Simi, guardi, il mio condominio è attrezzato di pompe. Mi chiamano un tipo di pompe. Se accadono puoi procedere per cortesia con l'intervento, grazie. Non si può pensare praticamente di aspettare. Allora, guardate, il problema è questo, no? Noi viviamo in un'epoca veramente strana, no? Come qualcuno pensa di risolvere i problemi con le assicurazioni, cioè in pratica prima ti rovini e poi tanto hai l'assicurazione, è veramente una cosa catastrofica. Se pensate bene, no? Giusto per fare un pochino di polemica nella sanità, non è che si pensa alla prevenzione, qui il parallelismo, no? si fa in un attimo, noi dovremmo prevenire, invece no, stiamo lì a ricevere l'acqua. Però nella sanità sembra che venga ripagato chi cura il tumore, non chi previene. Quindi questa è un'altra delle deformazioni di questa società. Per cui a un certo punto cos'è che bisogna saper fare? Chi ha fatto un po' di palestra, che so, sa che una delle prime cose che ti insegnano è saper cadere. Dato che cadi, no, è molto importante saper cadere bene. Per cui nel nostro caso, e guardate, cioè, non è che le invento io queste filosofie, no? Non nello sport, ma anche nel trattamento dell'acqua, anche negli Stati Uniti hanno gli stessi problemi, in Olanda ce l'hanno lo stesso, per cui magari il problema non è frenare l'acqua. Il problema non è frenare l'acqua, ma condurla. Quando quindi, cioè, allora, intanto io non volevo entrare nei dettagli, volevo apposta rimanere nella mozione generica proprio perché lo studio deve essere fatto a tutti i livelli. Per esempio, se iniziamo a parlare, qualcuno dice mettiamo un argine a Garibaldi e ci siamo fatti fuori altre abitazioni all'isola, anziché prendersi un metro se ne prenderebbero due se facessimo una cosa del genere. Ecco perché il piano deve essere studiato nella sua interezza. Allora, gli emendamenti di Indovino comunque sono accettabili perché condivisibili, vanno a specificare, però spero che non siano solo quelli. Quindi, come dicevo, dobbiamo... l'emendamento di Luzzi che riguarda, cioè, è ottimo, insomma, avere i livelli, anche se non è tutto, anzi, se potessimo aggiungere anche le precipitazioni in tempo reale in tutte le stazioni del Seveso sarebbe meglio. Perché ad oggi ad esempio le precipitazioni è possibile prenderle, però bisogna andare online, selezionare un intervallo, ma dopo tanto tempo. Va bene, basta così, bastano i livelli, va bene. Quindi niente, era per dire che se non ci si argina bene, Presidente Simi, le pompe non ce la fanno a buttare via l'acqua. Cioè, visto che, scusate, perché dobbiamo farla entrare l'acqua quando possiamo non farla entrare e quindi non spingerla? Ma in tutti i casi esce del io dopo questa parte.
poi l'altra attenzione comunque è a tutte quelle, quelle strutture che effettivamente mostrano dei cedimenti. Magari va. Allora, mettiamo così le luci. Faccio una dichiarazione di voto più che un intervento. Ovviamente non si può non essere d'accordo con questa mozione, un po' meno sugli emendamenti, ma essendo stati accolti dal proponente della mozione, voteremo comunque a favore di questa mozione. Ci sembra alquanto strano che si debba vedere un quartiere, una zona in ginocchio dopo mesi di discussione per la inutilità delle vie d'acqua, dove si vogliono spendere milioni di euro, e oggi in queste ore, in questi giorni abbiamo sentito che le vie d'acqua sono inutili e che quei soldi verranno utilizzati per far fronte alle esigenze dell'esondazione del Seveso. Io credo che a questo si doveva arrivare prima. Io penso che un'amministrazione attenta al problema, visto che ci si rimpalla spesso di chi ha fatto di più e chi ha fatto di meno e chi non ha fatto nulla, anziché litigare con i cittadini dei quartieri dove volevano costruire le vie d'acqua, che erano contrari alla costruzione delle vie d'acqua, ci si poteva attrezzare per avviare dei ragionamenti, dei progetti per migliorare la situazione, o quantomeno per cercare di dare delle risposte immediate anche ai pronti intervento che necessitano quando ci sono le esondazioni del Seveso. Quindi credo che da questo punto di vista si sia perso tempo e l'amministrazione abbia sbagliato in pieno rispetto alle valutazioni prima delle vie d'acqua e poi si è ravveduto. E quindi, detto questo, io credo che al di là dei ringraziamenti che si possono fare in via formale alle forze dell'ordine, alla protezione civile, un ringraziamento all'AMSA per il lavoro che sta svolgendo e che ha svolto anche nelle passate esondazioni, io credo che da questo Consiglio di zona debba partire una richiesta di riconoscimento più ufficiale da parte della città di Milano, da parte di questa amministrazione, che può vedersi con una consegna dell'Ambrogino d'Oro o di trovare altre forme di riconoscimento per il lavoro che devono svolgere, perché è una cosa molto impegnativa, soprattutto per le difficoltà che incontrano nel intervenire con le macchine posteggiate e via dicendo. Credo che il problema degli allarmi e quant'altro possa servire fino a un certo punto se le esondazioni arrivino di notte, perché la gente dorme, quindi non c'è neanche il traffico. Il problema è eventualmente durante la giornata, dove c'è la mobilità massima tra chi va a lavorare, chi torna, chi è in giro per i servizi e quant'altro, che possono veramente avere dei problemi e delle forti difficoltà. Quindi credo che da questo Consiglio di zona possa partire un riconoscimento maggiore e più forte di quello che è solo quello formale. Grazie. Grazie, quindi mettiamo in votazione la mozione con l'emendamento del consigliere Indovino e con l'emendamento del consigliere Carraro, dei due consiglieri. Mettiamo in votazione. Presidente, ma c'è quello di Luzzi? Certo, consigliere Indovino, consigliere Carraro, consigliere Luzzi. Agitati. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione.
Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, approvato. Prima di